L'hai visto poi quel film? Sì. Troppo divertente, davvero. Anche il finale, non me l'aspettavo. È vero. Ciao ragazzi. Wow. Chissà se... Bene, li ho presi tutti. Wow. Come sono caduta? Alla prossima caduta. Sfigate. Oh, sei cattivo. Oh sì, questo posso evitarlo. Ehi, vado a salutarla, ok? Ciao, mi chiamo... no, grazie. Ciao. Ciao ragazzi! Oh, chi l'ha messo qui? Benvenuti nella mia nuova classe! Molto meglio! Angolo perfetto! Che sta facendo? Oh, wow! Questa è nuova! Ehi! La migliore ballerina di sempre, vero? Nuovo anno, nuovi studenti! Vediamo un po'! Gina? Grazie ragazzi! Vi amo! Ehi, sei stata chiamata! Eh? Sì, prof. Gina, niente cellulari in classe. Ops, mi scusi, non ricapiterà. E questo è mio. Ma si tratta del mio futuro. Anch'io vi adoro. Grazie. Oh, il mio premio. Grazie. Assolutamente perfetto. Perfettissimo. Gina, sveglia. Cosa? Oh no. Stai già andando male. Ok, quindi la risposta è 7. Aspetta, non è possibile. Probabilmente... Ciao. Oh, ciao. Wow, che classe. Ah, scusami. Mi daresti un foglio? Oh, certo, nessun problema. Grazie mille, sono emozionata. Ora posso... Scusa ancora. Cosa? Avresti una penna? Sì, certo. Ecco a te. Grazie mille. Ok, che mi sono persa? Ora di pranzo. Finalmente. Cosa oggi? Oh, dei sandwich. Yummy. Ho una fame. Sì? Sembrano deliziosi. Potrei averne uno? Ho dimenticato il pranzo. Va bene, ecco a te. Oh, grazie mille. Yum. Oh, che buono. Scusa? Potresti allungarmi la carta igienica, per favore? Qui è finita. Sul serio? Anche qui! Va bene. Ecco a te. Grande. Grazie ancora. Oh, non mi piacciono questi ferri da maglia. Ma quanto mi piace passare del tempo con mia nipote. Oddio, cos'è questo? Fatto, eccellente! Tesoro! Cara, guarda che cosa ho per te. Oh, mi hai fatto un maglione, grazie. Ecco qui. Ah, è piuttosto pesante. Che cosa ne pensi? Grazie, è fantastico. Se lo indosso a scuola, sarò uno zimbello. Mi prenderanno tutti in giro. E non mi va che succeda. Guarda come ti sei vestita, sfigata. Non esiste, non lo voglio. Nonna! Oh, si è addormentata. Cavolo, che cosa farò con questo maglione? Aspetta, ho avuto un'idea. È ora di fare qualche magia. Trasformerò questo maglione. Si trasformerà da dolce vita a top. Ok, adesso va molto meglio. Ma adesso ho queste maniche di cui occuparmi. Le legherò alla vita come una cintura. E adesso devo fare un piccolo nodo. Infilerò l'estremità sotto in modo che non si vedano. Fatto! Da maglione oversize ad abito in maglia.
Oh, com'è carina la nonna. Farò in modo di non svegliarla. Deve fare un pisolino. Mi tratta così bene lei. Vediamo chi ride di me adesso. Wow, che bel vestito. Grazie, lo ha fatto mia nonna. Sarà un viaggio fantastico. Non vedo l'ora di abbronzarmi. E ho prenotato in prima classe. A dopo. Devo finire di fare le valigie. Prenderò tutto. Oh, devo portare anche il cappello. Non posso portare queste scarpe. Mi servono le ciabatte da spiaggia. So di averle da qualche parte. Ah, un topo! Ha distrutto le mie ciabatte! Ah. Restituiscimele, topo! Ho detto dammi! Ah! Allora, vattene via! Bene, è andato via! Ehi, aspetta un attimo! Ho avuto un'idea geniale! Ho queste vecchie galosce e devo tagliare soltanto la punta. Ecco qui, è venuta subito via. E adesso devo fare un altro taglio qui. E fatto! Sono fighissime! Adesso un nuovo paio di sandali. Perfetti! Alla faccia tua, stupido topo! E adesso andiamo in spiaggia! Oh, sembra che questa sia la casa. Oh, deve essere la mia consegna. Ecco la sua consegna, signorina. Sì, adoro ricevere dei pacchi. E questo viene dall'Australia. Devo solo aprire la scatola. E dai, nastro, staccati. È inutile. Ma certo, userò le forbici. Ci siamo, sta tagliando attraverso il nastro. Devo tagliare tutto. Sì, finalmente posso aprire. Oh no! Le forbici hanno rovinato il cappotto! No, è completamente rovinato! Oh, ma che cosa ho fatto? Ma forse posso sistemarlo! Ok, fammelo indossare e vediamo come sta messo! Adesso mi servono di nuovo le forbici! Inizierò a tagliarlo dove è già rovinato! Ecco, l'ho tagliato tutto intorno! E adesso posso usare la metà inferiore come gonna! I bottoni la terranno ferma. Così! Ho una piccola giacca e una gonna adesso. Ma è incredibile! Devo scattare una bella foto. Questi selfie avranno così tanti mi piace. Sì! Questa è la foto che voglio postare adesso. Oh, spero che le piaccia. Sì, pensa che sia fighissima. Sì! Bella festa, eh? Adoro questa canzone. Oh, cocktail. Ma dai, c'è un ragazzo troppo figo laggiù. Quanto è figa questa cannuccia, sto benissimo. Balla con lui, vai. Oh, ehi. Ciao. Io, mi piace la tua cannuccia. Grazie. Balla con lui. Questa canzone è così bella. Ha una foresta sotto le ascelle. Ma dov'è andato? Hai un po' di peli, sai, proprio lì. Oh mio Dio, che figura! Credo che ti serva anche un po' di deodorante. Questa caramella è proprio l'ideale. Prendi una candela e un cucchiaio di metallo. Accendi la candela, metti la caramella sul cucchiaio e aspetta che si sciolga. Mescola facendo attenzione che non bruci. Lascia raffreddare leggermente. E poi applica sui peli superflui. E il gioco è fatto. Ecco la ceretta fatta in casa. Eccomi! Le caramelle hanno funzionato. Guarda, liscia come il sedere di un bambino. Sì! Dov'è il tipo, eh? E la cannuccia aveva delle pieghe, era incredibile. Che noia, chi ha bisogno degli uomini? Ho tanta sete, voglio bere qualcosa. Prenderò questa coca e tornerò in classe. La porterò con me.
Oh no, non posso portare né cibo né bevande. E adesso che faccio? Dovrò metterla nello zaino. Aspetta un attimo. Matita, libro bagnato fradicio. Il mio libro. E la mia Coca-Cola. Pessima idea. Ma come faccio? Questa non mi servirà. Wow, l'ho presa al volo. Quella era la mia spazzatura, che tipa strana. Forse posso usare questa bottiglia. Sì, andrà bene. Prendi una bottiglia vuota e taglia la parte superiore. Posiziona la parte superiore della bottiglia su una lattina di Coca-Cola. E adesso ho una lattina con tappo a vite che non traboccherà più. Ah, devo andare in classe, non voglio arrivare in ritardo. Incredibile, mi hanno incastrata. Ah, qui il cibo fa schifo. Ed è pure troppo poco. Non mi resta che sdraiarmi qui. Non ho niente da fare oggi. Ciambelle! Cos'è questo profumo? Oddio, una ciambella! Ma da dove è arrivata? L'hai intrufolata qui dentro! Certo, a che servono gli amici? Ma non farti scoprire! Non speravo neanche più di mangiare così bene. Oh no, arriva la guardia! Qui qualcosa non mi torna. Salve! E sto facendo anch'io esercizio, vede? Quello lo chiami esercizio, guarda qua. Capirai, sono molto più forte di così. Guarda che bicepiti! Boom! E adesso che hai da dire, eh? Impressionante! Devo impegnarmi di più, accidenti! L'hai detto! E intanto continuo ad andare in giro con quelle braccine. Oh no, ma che sto facendo? Mi sono lasciata trasportare. Comunque buonissima. Belle le mie nuove manette, scintillano. Au, che scemo e che male. Ok, la mia piantina dovrebbe funzionare. Scusi, signorina, un attimo. Devo assicurarmi che non abbia merce di contrabbando. Devo perquisirla prima di farla entrare. C'è stata un'impennata nel contrabbando, ma lei di sicuro non nasconde cibo con sé, giusto? E infatti sembra tutto a posto. Vada pure. Magari dovrei imparare a usarlo, questo scanner. 31, 32... Ah-ah. Oh, salve! E tu chi sei? Che vuoi da me? Ma come, sono io, non mi riconosci? No, incredibile! Perché hai quella piantina? Ah, che ci fai? Perché è ora di fare merenda? Ma che fai? Mangi la terra, che schifo! Assaggia e poi mi dirai. Adesso ti spiego tutto, tranquilla. Ho versato dei biscotti dentro una ciotola e poi li ho pestati per ridurli in piccoli pezzetti. Bisogna pestarli fino quasi a sbriciolarli. Ecco, adesso sembrano proprio terra. Alla fine, basta versare tutto dentro un vaso. Wow, davvero geniale! Grazie mille da qui. Che bel regalo! Oh, cara piantina, io e te saremo grandi amiche, sai? Ma prima di tutto, faccio merenda. Davvero delizioso. E forse posso farci soldi. Allora, avanti la prossima, su. Pagamento anticipato. Bene, bene, ecco a te. Mettili in tasca, su. La prossima. No, non è gratis. Oh, che mal di stomaco, sto così male. Allora, qual è il problema? Ho un fortissimo mal di stomaco. Ok, ho capito. Adesso ti visito, vediamo cos'hai. Un attimo, che cosa c'è qui sotto? Hai mangiato dolciumi? Ti credo che ti senti male. Guarda quante cartacce qui in giro. Ce ne sono ancora, incredibile! Tutta la busta di patatine! E qui che altro abbiamo? Neanche me lo ricordavo. Ma come puoi scordarti di aver mangiato un intero barattolo? Ah. Ecco che cosa ti farà passare il mal di stomaco. Delle compresse, tutto qui. Vabbè, proviamo. Magari in effetti mi faranno sentire meglio.
Ne prendo una. Oppure no, mi è venuta un'idea migliore. Ho ancora un pacco di Skittles. Allora, togliamo tutte le compresse. E poi mettiamo al loro posto gli Skittles. Ricopriamo tutto con la carta argentata ed ecco qui le mie dolcissime medicine. Come andiamo lì dentro? Bene, adesso prendo la medicina che mi hai dato. Brava, vedrai che ti sentirai subito molto meglio. Se n'è andata? Adesso posso abbuffarmi di dolcetti. La migliore medicina, sì. Wow, guarda che lineamenti. È più scolpito di una statua. Amo più lui che la matematica, sì. Guarda che viso. Mi noterà oggi? Ehi, dolcezza, che si dice? Ti vedo bene. Oh, dammi un pizzicotto, sto sognando. Sta davvero venendo qui. Oh, ma certo, stava parlando con Annie. Chi non parlerebbe con una così? Una gonna metallizzata. Non ci starei neanche bene. Soprattutto con queste. Oh. Ciao, mamma. Giornataccia, tesoro. Almeno non l'hai passata a piegare i vestiti. Fammi il piacere, mettili via, va bene? Grazie, tesoro. Questa giornata va di male in peggio. Ma aspetta! So io come farmi notare, sì! Metterò via questi più tardi. Ho altre cose a cui pensare adesso. Molto meglio! Adesso lo allaccio così. È il momento della verità. Ma mi serve più imbottitura. Molto meglio! E come maglietta? Sembro un'altra! Sto proprio bene, vero? Vediamo se adesso mi noterà. Wow! Ma quella è Chloe? Oh, ciao! Ehi, ti sono cresciute in una notte sola? Beh, sì, puoi dirlo. Allora, che ne dici se andiamo al cinema? Wow! Un'altra gara di ballo, eh? No, non dovrei. Oh. E questo cos'è? Lezione di danza. Le mie preghiere sono state ascoltate. Diamoci da fare, gente. E uno, e due, e tre, e quattro. Pow! Fantastico, tesoro. Alla prossima. Au! Salve. Vuoi ballare? Non sai quanto! Riesci a fare questo? Ne dubito. Ma io voglio imparare! Per favore! Ah, va bene! Soltanto una lezione! Ok, cominciamo! Uno, due, un, due, tre, via! Le braccia, ok? E i piedi? Così va bene? Ripetili tutti. E poi gira! Oh mio Dio, ce l'hai fatta! Ci lavoreremo. Parteciperò alla gara! Mosse da urlo, gente! Wow! Grazie, grazie! Non vedo niente da quassù! Ok, non guardare gli spettatori. E ricordati i passi. Concentrati. Gira. E poi sorridi. È andata benissimo. Wow, mi amano. Mi amano davvero. Ah, questo abito mi sta ancora bene. Anche perché, insomma, era di mio nonno. Che figurino! Ehi! Ma ti metti quello? E i mocassini! Ma che stai facendo? È un concerto rock! Beh, non ci sono mai stato!
pensavo che questo andasse bene. Aspetta, il mio piercing! Questo non farà male. Oh, e a che cosa ti serve? No, non esiste! Dai, ti starà bene! No! Invece sì! Non ti avvicinare con quel coso! So che cosa faccio! Vattene via! Ho detto niente piercing per me! Ah sì? Ma certo! Graffette o nuovi piercing per il naso? Prendi un pennarello e usalo per incurvare la graffetta così. Non devi fare altro. Sei pronto per essere fighissimo? Dai il benvenuto al tuo nuovo piercing. E non devi fare alcun buco. Ah, mi sento un vero rocchettaro. E anche la pelle mi sta bene. Come si sta bene qui fuori? Dovrei proprio fare un tuffo. Ah, la sabbia scotta! Cavolo, che faccio? Non posso muovermi. Oh mio Dio, guardatelo. È bellissimo. Non riesco a smettere di guardarlo. Oh mio Dio, viene verso di me. Ehi, sono venuto a salvarti. Metti i piedi su questi poppet, ti aiuteranno. Io li sposto mentre cammini. Funziona! Sono quasi in acqua! Ce l'abbiamo fatta! Addio, sabbia bollente! Grazie mille per l'aiuto! Fa caldissimo oggi! Mi serve proprio un po' di sole sulle gambe! Molto rilassante! Ma voglio anche guardare dei video! Il sole è così forte che non vedo lo schermo! Che succede? Non vedo più nulla! Sto perdendo tutto il video! Che stai facendo? Ecco a te! Ti serve più che a me. Grande, grazie. Sì, mi aiuteranno. In realtà non proprio. Il sole è ancora troppo forte. Mi serve qualcosa per fare ombre. Che diavolo è quello? Cavolo, questo sandalo non serve a niente. Oh, quel ragazzo sta facendo yoga. Ha un equilibrio perfetto. Ehi, mi è venuta un'idea. Prendo un attimo questo. Ecco. Ehi, ho una soluzione per il tuo problema. Devo solo ritagliare questa forma dal tappetino da yoga. Poi, con questo spiedino, ci faccio un buco. Fatto, dovrebbe funzionare. Passiamo gli occhiali da sole. Li faccio scorrere attraverso i fori. Bene, funziona. E ora, giriamolo sulle lenti. Perfetto, bene, ecco qua. Prova questi. Sembrano un po' strani, ma ok. Non ci credo. Fantastici! Posso vedere lo schermo. Sei un genio. Che bella escursione! E guarda che vista! Beh, se lo dici tu, andiamo a vedere quella spiaggia! Non ci voglio andare! C'è troppa sabbia! Sul serio? Ma dai, siamo arrivati fin qui! Bene! Odio la sabbia! Ce l'ho tutta nei sandali! Me ne starò su questa roccia! Ehi! Che c'è? Non voglio andare oltre. Ti comporti come una bambina. Fammi sistemare i tuoi sandali. Tolgo le cinghie e uso della colla a caldo. Ne stendo un po' lungo il profilo. Così dovrebbe bastare. Ora metterò un altro sandalo sopra. Farò un po' di pressione per incollare per bene. 4 strati dovrebbero bastare. Molto bene, ho la soluzione. Dei sandali nuovi. Funzionano alla grande! Sono colpita! Niente sabbia tra i piedi! Esploriamo la spiaggia! Caramelle! Vi amo! Deve essere qui da qualche parte! Qui? No! E qui? No! Dai! Delizioso marshmallow! Preparati a incontrare il mio stomaco! Eh? È svanito! Fa niente, ce ne sono altri! Cosa sta succedendo? Questi sono perfetti! Oh, scusa, ho un appuntamento e non riesco a trovare i trucchi, quindi userò il cibo! Ma come farai a... Ho bisogno di questi e di altre cose ancora! Ah, questo andrà bene! È proprio strana, io me ne vado! Barbabietola, quello che mi serve! Ok, è ora di mettersi al lavoro! Crema pasticcera!
Metterò la crema in una ciotola con un po' di farina e acqua. Mescolerò bene fino a formare una pasta. Proprio così. Questo marshmallow sarà un ottimo pennello. Lo immergerò nella crema e l'applicherò al viso. Un fondotinta dall'aspetto e dal sapore eccezionali. E dopo? Oh, lo so, del gustoso cacao. E mi serve un altro pennello. Lo stenderò sopra la crema. Ora l'altro lato. Sono anche meglio dei miei trucchi. Oh, le sopracciglia! Devo fare qualcosa. Userò ancora un po' di cacao e un po' d'acqua. Questo stuzzicadenti mi sarà utile. Riempirò le sopracciglia. Chi ha bisogno di costosi trucchi? Perfetto, è ora di ravvivare le cose con la curcuma. Una spruzzata di olio d'oliva. E mescolerò. E ho realizzato un ombretto fatto in casa. Amo questo colore! Oh, e ora la barbabietola! Aggiungerà colore alle mie guance! Del fard sano! Questi Skittles saranno perfetti! Invece di mangiarli, saranno il mio rossetto! Ecco, penso di essere pronta! E un'ultima cosa? È ora del mio appuntamento! Sei bellissima! Posso baciarti? Pensavo che non me l'avresti mai chiesto! Prendetevi una stanza! Sei un bravo baciatore! Che schifo! Scusa, è molto amichevole! Dovrebbe lavarsi i denti, il suo alito... Wow, è così divertente! Che carina! Mi serve una luce migliore! Ehi, renditi utile! Tieni questa! Non sono la tua assistente! Hai detto qualcosa? Sono troppo impegnata a essere bella! Devo prendere il mio lato migliore! No, questo non va bene! Spostati! Dovrei essere pagata per questo! Che bella! Sono un treppiedi umano! Potrebbe andare peggio? Ehi ragazzi, oggi ho un look naturale! Emoji cuore, emoji labbra, emoji ammiccante! Mi amano! Naturale, eh? Beh, solo un po' di trucco! È ora di una trasformazione al contrario. Guarda che non cambierà molto. Ma se insisti... Sarò sempre carina. È solo un po' di trucco, respira, andrà tutto bene. Addio vecchia me, mi ricorderò di com'eri attraente. Non è che poi mi trucchi così tanto. Che bella sensazione, queste non mi servono. Ci vorrà un po', temo. Leverò questo. Wow, sento gli odori adesso. È interessante. Un'ultima passata, addio labbra carnose! Ok, ho quasi fatto! La fase finale! Sì, continua, puoi farcela! Come ti sembro? Mi sento benissimo, cosa ne pensi? Oh wow, sei proprio brutta! Che dici adesso? Ci sei cascata! È più bravo di me a truccarsi! Non sono mai stata a una vera festa! Ok, ce la puoi fare! E tu che ci fai qui? Sono qui per la festa. Beh, allora porta fuori la spazzatura. E beh, ciao ciao. Ma che cattivo. E ora ho i capelli pieni di spazzatura. Guardali. Aspetta, so cosa fare. Ho gli stessi capelli da anni. Ma adesso voglio cambiare colore. Taglia della carta crespa, del colore che ti piace. Una volta fatto, mettila da parte e riempi una grande ciotola d'acqua. Mettici i pezzi di carta. Immergili finché non sono inzuppati. Vedi come l'acqua diventa rosa? Questo fungerà da tintura. Immergici le punte e lasciale in ammollo per qualche minuto. Devono essere belle bagnate. Ora le punte sono rosa. È davvero fighissimo! Adesso dobbiamo abbinarci un vestito. Non mi riconosco nemmeno.
Ed è proprio quello che volevo. Toc toc. Chloe? Ma sei proprio tu? Ma stai troppo bene. Vieni dentro. Oggi ci sono le foto scolastiche e tutti quanti sono tirati a lucido. Ma Ellie non c'è? Che guardi, sfigato? Invidioso dei miei tatuaggi? In realtà, forse posso... Wow, vorrei avere la sua sicurezza. Ritaglia un'immagine che ti piace. Puoi lasciare anche un po' di bianco. Ora spruzza il tuo profumo preferito. Prendi una ciotola piena d'acqua e metticela dentro. Aspetta un paio di minuti. Scegli un posto per il tatuaggio e spruzzaci il profumo. Ora prendi l'immagine e mettila a faccia in giù sulla pelle. Poi stacca la carta, molto lentamente. Sembra vero? Sono il prossimo? Sta sereno. Ehi! Mia madre sarà entusiasta. Sto scherzando, ma di sicuro troverò una fidanzata.